sorpassi azzardati, auto a forte velocità, furgoni che transitano sulla corsia opposta. I residenti di Via della Colonna sono stanchi e preoccupati per la loro incolumità. Questa strada, molto trafficata, viene considerata non sicura nonostante sia residenziale, sede di un asilo nido e accesso principale al parco urbano. In questi anni sono state diverse le richieste avanzate al comune per la messa in sicurezza, anche attraverso un progetto di modulazione del traffico, ma pare che ad oggi non sia stato avviato alcun tipo di progetto. Justin, che cosa lamentate e quali sono le vostre richieste? Io sono solo il portavoce dei residenti della via, perché questa è una battaglia iniziata con Liliana più di 10 anni fa. Qui abbiamo un problema di traffico e quindi un problema di inquinamento acustico e di inquinamento atmosferico che purtroppo il comune continua a ignorare. Questa via inizialmente era una via chiusa quando l'aeroporto era di proprietà del demanio. Poi il comune lo ha aperto e senza consultare i residenti. Da quel momento il traffico è solo aumentato perché Via della Colonna è diventata una scorciatoia per arrivare su Via Papiria e agli altri quartieri di Fano. Quindi invece di fare Via Mattei e passare dietro l'aeroporto, adesso abbiamo macchine, pullman, mezzi pesanti che non dovrebbero passare qui ma ci passano perché è comodo. Inoltre, ha proseguito il portavoce, quando il comune aveva eseguito i lavori di asfaltatura, aveva tolto i dissuasori di velocità senza installarne altri e nessuno oggi rispetta il limite imposto di 30 km orari. Il risultato qual è? Che noi dobbiamo stare sempre con le finestre chiuse sul lato strada e anche sui lati della casa, perché comunque l'inquinamento arriva, entra in casa, si sente. La via poi si stringe, diventa sempre più stretta man mano che si va verso l'aeroporto, quindi ci sono dei residenti nelle case a schiera che hanno la porta letteralmente sul ciglio della strada. Quando passano mezzi pesanti, il camion della Sol con il gas infiammabile, oppure betoniere, loro si muovono porte all'interno della casa, vibra tutto. È pericoloso, non è solo questione di inquinamento, ma anche pericoloso perché quando noi usciamo con le macchine dai cancelli non c'è visibilità. Per loro è la stessa cosa. Qui è successo un incidente già la settimana scorsa, e allora noi diciamo ci deve scappare veramente il morto prima di fare qualcosa. È il comune che dovrebbe essere a servizio dei residenti, evidenziato Justin, e non i cittadini che devono lottare per la messa in sicurezza di una strada. Oltretutto, aggiunto, si vorrebbe aprire un bar vicino all'aeroporto ed espandere il parco urbano, progetti che in modo inevitabile porteranno più bambini, famiglie e traffico. Con quale assessore vi siete confrontati? Noi ci siamo confrontati con l'ex assessore Tonelli. Ovviamente lei non c'è più e quindi la battaglia si prolungherà, perché abbiamo chiesto di mettere un dissuasore mobile in fondo alla via con telecomando, perché così possono passare i mezzi di soccorso, ma tutto l'altro traffico viene bloccato. Questo però non lo vogliono fare e quindi abbiamo fatto un'altra proposta con tanti piccoli interventi di modulazione del traffico in base ai quaderni FIAB, quindi sono documenti ufficiali. Però i lavori sarebbero notevoli, sarebbero numerosi qui da fare solo via. Purtroppo ancora non se ne fa niente, quindi noi la battaglia la portiamo avanti.